Oggi giocheremo insieme alla mappa CTM di Minecraft. Questa mappa in pratica è appunto una mappa di Minecraft, dove però intanto siamo sospesi in aria, no? Quindi se cadiamo moriamo e perdiamo tutto. E poi dobbiamo anche completare gli obiettivi, diciamo, dobbiamo trovare le lane e metterle al loro posto. Per esempio, questa è la lana bianca, questa è la lana arancione, eccetera. Funziona in questo modo, e questo è, penso sia il libro dove ci dice tutto. E qua dice: oh ciao, benvenuto in questa mappa bellissima. Questo è il... devi completare il monumento. Per vincere devi diciamo appunto avere tutte le 16 lane, ok? Devi metterle là, in quel monumento là. Le regole sono: non rompere il monumento, non craftare la terracotta. Vabbè, insomma, dice che queste sono tutte le regole, quindi divertitevi la mappa, via ciò. Allora, iniziamo subito questa mappa. Prima di tutto però, cos'è che si deve fare qua? Allora, praticamente possiamo iniziare a prendere il primo legno. E io direi che ci rivediamo dopo, perché non voglio annoiarvi. Cosa ho trovato qua? Mentre stavo togliendo tutte queste canne da zucchero, no, per piantarle meglio, ho trovato una cesta nascosta misteriosamente. Allora, questa cesta nasconde pane, una mela d'oro, acqua e lava. Questa cosa è molto utile per fare il cobblestone generator, che, per chi non lo sapesse, è un generatore appunto di pietra, praticamente, dove si deve utilizzare appunto per prendere la pietra, perché sennò poi dopo non si ha la pietra. Perché se vedete, queste isole sono tutte quante sospese in aria, quindi non è che, cioè, nel senso, la pietra è molto limitata qua, no? Quindi dobbiamo iniziare a creare appunto un cobblestone generator, si chiama, che appunto genera la pietra. Allora, io direi di farlo... Oh, ma un'altra cesta ho trovato! Ho trovato la white terracotta. Ma allora volete vedere che in realtà dobbiamo... Allora, praticamente... Ah, ok, visto che l'ho trovato, praticamente mi si è messo qua. Ok, quindi non è che c'è la lana, ma c'è la terracotta, capite? Vabbè, allora facciamo una cosa. Facciamolo qua, il cobblestone generator, altrimenti qua non ci muoviamo proprio più. E questi rumori di piante schifo. Mamma mia, che brutti rumori di piante. Allora, io pensavo di fare questa cosa qua. Perfetto, signor maiale, si sposti, altrimenti la devo uccidere. E non è che voglio ucciderla, cioè, nel senso, io sono una persona molto... molto paziente. No, non è vero, mai nella vita non sono per niente paziente. Purtroppo devo imparare ad essere più paziente, però questo me ne rendo benissimo conto. Grazie, non c'era bisogno di dirmelo. Vabbè, insomma, il cobblestone generator si fa così, bene. Allora, qua si può iniziare a scavare questa cosa qua. E in pratica, vedete, qua si crea la pietra che noi con un piccone riusciremo a rompere. Questa pensate che sia stregoneria nera. Ma... Che cretino che sono. Iniziamo anche a piantare gli alberi, perché ovviamente ci serve il legno. Ok, perfetto. Allora, adesso, se vedete qua, io posso prendere la pietra. Molto bene, ho rotto il cobblestone generator. Potrebbe essere un piccolo problema, giusto piccolo. Però magari in giro si trova della lava. Sì, guardate la lava là, perfetto, perfetto. Siamo salvi, allora. Il cobblestone generator chi se ne frega, nel senso, lo faremo meglio la prossima volta. Magari prima mi devo stare più attento, però, perché altrimenti poi non ne usciamo più fuori. Allora, metto questa cesta qua perché l'ho presa, e prima di tutto mettiamo dei panini. Allora, io sinceramente non so se attivare ancora il keep inventory. Adesso prendo un po' di cobblestone e poi dopo cerchiamo di andare su un'altra isola, voi che ne dite? Sarebbe una buona idea, Dunis, visto che hai perso il tuo secchio di lava magico, Mi raccomando, però, scrivetemi nei commenti se vi piace questo tipo di mappa, ok? Questa tipologia di video, se vi piace, ok? Perché se vi piace, allora possiamo continuare a farla. E voi potete anche dirmi nei commenti, per esempio: oh, Dunis, fai questa cosa, buttati, suicidati con 20 diamanti nell'inventario. E io lo faccio, però ovviamente se mi dite di fare questa cosa, siete un po' cattivelli, Se posso permettermi, se posso, cioè, non dite questo, perché sennò poi dopo io dispero, perché probabilmente non ci sono nemmeno diamanti qua. Stava per cadere giù, avete visto? Il carbone, per fortuna che l'ho salvato con le mie mani sudice. No, vabbè, è scherzo, però, oh, che bello. Che bello, un po' di luce, e luce fu, signori. Però allora adesso dobbiamo mettere un sacco di torce qua su questa, in quest'isola, perché sennò poi dopo, sapete che succede se non mettiamo le torce e moriamo.
moriamo perché arrivano gli zombie cattivi, gli schifosi, i marci. Però io, mentre stavo scavando questo albero, ho appena realizzato che, visto che è notte, io però posso uccidere le pecore. Ok, ed oltre la carne che mi deriva ovviamente dalle pecore, posso craftarmi il letto. Eh? Che così possiamo dormire e skippare la notte. È una magia, lo so. E tutti vorrebbero farlo, no? Allora, forza? Ok, perfetto. Però allora io direi di dormire ora, perché posso. Magari prima di dormire io sposterei la crafting table. Perfetto. E dormiamo. Ok, mi sono creato anche la, appunto, la fornace, perché dobbiamo cuocere. Dobbiamo cuocere la carne, così almeno abbiamo cibo, si spera. E io direi anche di prendere i semini per fare una piccola farm, no, di grano. Ovviamente niente di che, perché poi... Perfetto, l'ho fatto cadere! E la la la, ma guardate là in fondo, ma che cos'è che c'è? C'è Gian Giuberto e la sua legione di demoni! Per chi non lo sapesse, Gian Giuberto è un essere orribile, veramente. Cioè, io ho vissuto con Gian Giuberto nel 1377, mi ricordo. Era Gian Giuberto II. Non era ancora morto, pensate voi, porca miseria. Adesso c'è Gian Giuberto VIII, no? E come vi ho già detto altre volte, lui mi ha lanciato per aria. Poi la mia amica strega Rosalina, o come caspita l'avevo chiamata, mi ha aiutato, no? Ecco, praticamente funziona così Gian Giuberto. Allora, comunque, un altro semino. I semini, guardate che qua i semini sono importantissimi per fare le farm. Però io non ne ho molti, perché ovviamente mi sa che li ho buttati tutti. Molto intelligente. No, forse li ho messi qua dentro, vediamo un po'. No, molto bene. Va bene lo stesso, allora. Possiamo fare anche una cosa qua, che non so come si chiama, però... Una cosa, sì. Una zappettina, una stone hole là. E poi dopo possiamo piantare. Ma scusate, ma... li ho appena buttati. Penso anche di aver perso un semino. Vabbè, insomma, che cosa... Perché le cose stanno mangiando le altre cose? Io sono scioccato. Ah, è cresciuto l'alberino. L'alberello, molto bene, adesso lo prendo. Ok, perfetto, abbiamo guadagnato addirittura 3 alberelli. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che in pratica abbiamo... Dall'inizio c'erano 2 alberi e quindi adesso ne abbiamo addirittura 3. Quindi uno in più rispetto a prima. E quindi questo è un guadagno bello e buono, no? Voi che dite? È sicuramente un guadagno bello e buono. Lì ho visto un Enderman che si teletrasportava. Io non voglio sapere che cos'è, non voglio sapere... Oh, ma guardate là, ma guardate quante belle isole che ci sono. Scusate, ma se io alzo la... beh, ma è al massimo. Scusate, più di così cos'è che posso mettere? Vabbè, insomma, faccio... Ah! C'è una mosca! Vai via! Vai via! Ah, le mosche! Allora, perché le mosche? Allora, io voglio sapere una cosa adesso, ok? Abbandoniamo per un attimo la mappa e parliamo, no? Perché le persone parlano. Allora, perché le mosche? Come... Perché? Allora, perché? Allora, tu se sei intelligente, no? Cos'è che fai? Vedi una cosa gigante, no? Che si muove e dici, ok, non ci vado, no? Perché potrei morire da un momento all'altro se ci vado. Le mosche cos'è che fanno? Le mosche continuano ad andare da quella cosa che si muove. Ma porca miseria, ma mi spiegate come caspita hanno fatto a vivere nella catena dell'evoluzione? Nell'evoluzione della... guardatela, ancora qua sta, ancora qua. Gian Giuberto II, è tutta colpa tua. È tutta colpa di Gian Giuberto II. Per non dire qualcos'altro, perché non voglio dire qualcosa. E poi ti pare tu, signora mucca Rosalina, che ti metti davanti? Eh? O come ti devo chiamare? Gian Giuberta? Tu sei Gian Giuberta, io lo sapevo, sei figlia di Gian Giuberto. Quel Gian Giuberto, quanto lo odio. Vabbè, ok, continuiamo, dobbiamo continuare a prendere le risorse. E poi dopo io direi di esplorare pure un'altra isola per quest'oggi, eh. Molto bene, ho preso nuova pietra. Allora, io ho una tecnica, ok? Se facciamo le slabs e stiamo attenti, non... Cioè, capito, non sprechiamo tutta questa pietra. E quindi andando su un'isola piuttosto che su un'altra non sprecheremo le cose. Però qua c'è tutta una cosa. Dobbiamo decidere su quale isola vogliamo andare ora. Perché ora io vorrei andare su quell'isola là in fondo del deserto, perché il deserto è la parte che mi piace di meno. Così le altre isole ce le teniamo per i prossimi episodi, vediamo. Perché ho anche pensato di fare delle live su questa mappa CTM, però... Sinceramente non so, dovete dirmelo voi se volete vedere una live oppure no. Fatemi sapere voi, perché io non ne ho idea, cioè nel senso potrei portarvelo,
Fatemi sapere cosa vuoi. Allora, scrivetemi nei commenti cose che vorreste vedere qua sul mio canale. Ok, cosa vorreste vedere? Vorreste vedere me che gioco a Gian Giuberto II? Vorreste... Cosa vorreste vedere? Scrivetemi nei commenti e io penserò se fare questa cosa oppure no. Stavo per cadere, vero? Allora, io ho paura di cadere. Anche perché ho tutte le cose nell'inventario. Tutto. Ho praticamente tutto nell'inventario. Forse dovrei essere intelligente e buttare le cose, no? Nella chest prima di andare. Nel senso, tenere le cose nella chest senza così rischiare di perdere tutte le cose. Perché adesso non abbiamo abilitata la keep inventory. Quindi se moriamo... moriamo per sempre, cioè nel senso, non è che moriamo per sempre, ma comunque perdiamo tutto. Si è teletrasportato un Enderman qua. Come mai? Punto di domanda. Allora, dovete sapere che io sto giocando in 1.16 in realtà, e questo non so se lo sapevate. Però questa mappa in teoria non so se è fatta per la 1.16 oppure per qualche altro, per qualche altra versione strana. Non ne ho la più pallida idea, però. Però se so, ma se riesco a mettere questa slab magari riusciamo a fare qualcosa, grazie mille. Molto bene, allora questa è una nuova isola che noi conquisteremo. Tipo qua, metteremo subito delle torce perché non voglio avere problemi. Grazie mille, anzi craftiamo, guardate, io direi anche di craftare un nuovo delle torce. Mi sono spaventato per quell'enderman dietro, ma sincero, ma scusate, ma cos'è? Ah, ma è uno spawner di tizi. Ok, vedremo di fare, di utilizzarlo nel miglior modo possibile. E magari nel prossimo episodio penseremo a come fare. Oh, qua c'è una balestra, una crowbar, molto bene, e della carne. E che non c'è niente, purtroppo. Allora, ritorniamo nell'isola perché si sta facendo notte. Quindi grazie per aver guardato grazie per aver guardato questo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con schermo nei commenti, eh. Sono intelligentissimo. No, non è vero, sono stupido. Però allora scrivetemi anche nei commenti se volete che io porti ancora questo tipo di contenuto. Scrivetemi se lo volete oppure no. Scrivetemelo, perché così lo porto o non lo porto. Dipende dalle vostre preferenze. E quindi ci vediamo al prossimo video, Dionisiani. Ciao.